Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sulle persone nessuno ha da ridire assolutamente niente, tutte persone che hanno fatto un ottimo lavoro. Poi sugli equilibri, a chi spettano i sottosegretari, chi farà una cosa, chi farà l'altra, non entro, mi sembra tutto ancora per qualche giorno prematuro comunque. Questo mi sembra che sia già uscita una nota la sera stessa del governo da parte in cui si chiariva che il Ministero del Mare non avrebbe tolto deleghe agli altri ministeri, ma sarebbe stato un ministero di collegamento, da questo punto di vista la delega al mare, quindi mi sembra che non ci siano da questo punto di vista novità. E Salvini fa come tutti i ministri. Ministero delle Infrastrutture, che fu anche Ministero dei Lavori Pubblici, si occupa di terra e di mare, perché il buon Dio ha dato 8.000 km di coste all'Italia. Io da sempre ho detto che io preferisco stare in Parlamento a lavorare. È ovvio che, come da tutte le parti, bisogna scegliere le persone migliori, quindi è vero che i territori sono importanti, per me è importante che ci siano le persone più qualificate in ogni ruolo. Io sono capogruppo, guido il gruppo alla Camera di 44 deputati e posso dire che non ci sono spaccature. Ci aspettiamo che Forza Italia abbia lo spazio politico che merita, perché abbiamo persone giuste per ricoprire ruoli importanti, perché ci sono alcuni ambiti in cui Forza Italia sente di poter dare il proprio valore aggiunto. Non è questione di nomi, noi i veti non li mettiamo. Perché questo è un governo di coalizione guidato dalla Meloni, che ha i voti più numerosi, il 26%, ma non ha il 50,1%. In una coalizione si possono dire dei no, ma si devono dire anche dei sì. Ascolteremo le comunicazioni della Presidente Meloni e ci aspettiamo che da lì arrivino risposte immediate all'emergenza numero uno del Paese, il caro bollette per le famiglie e le imprese. Su questo punto non faremo sconti al Governo e contiamo di unire anche le opposizioni, perché la nostra idea è quella di essere cardine di un'opposizione che stia sui temi concreti che interessano alle famiglie italiane. Sì, io non capisco perché è una prima volta importante, no? Cioè una donna a Palazzo Chigi, quindi perché non sottolinearlo anche con il linguaggio, cioè la Presidente? O è chiedere troppo a una leader di un partito che si chiama Fratelli d'Italia e quindi anche nel nome ha dimenticato le sorelle? Questa è la domanda. Boldrini. Grazie.